non è un, come dire, non guardatelo nel suo profilo numerico. Quindi, prima di tutto, mi corre l'obbligo di ringraziare il CESBO. Io lavoro con CESBO da tantissimo tempo. Sono un consulente di comunicazione, mi occupo di comunicazione commerciale, istituzionale per una serie di committenze diverse, tra le quali negli ultimi 10 anni, ormai 11, quasi 12, insomma, sì, in realtà il primo incontro è successo nel 2008, lavoro con CESMOT su tantissimi progetti e curo il servizio di consulenza alle associazioni sui temi del marketing associativo e della pubblicità sociale, uno dei tanti servizi di consulenza che CESMOT mette a disposizione delle associazioni, forse quello più giovane dal punto di vista della sua strutturazione all'interno dei servizi di consulenza, quello legale, quello fiscale, quello sono un po' più consolidati dal punto di vista proprio anche del tempo. Quello di comunicazione ha avuto varie forme e negli ultimi 5-6 anni io sono a disposizione delle associazioni per i loro problemi di marketing associativo e di pubblicità sociale. Ci torneremo poi verso la fine di questa, spero, interessante per voi, sicuramente per me, presentazione. Comincio io, purtroppo. Oggi dovremmo parlare anche di parlare in pubblico e parlare in pubblico attraverso lo strumento web è un po' più complicato. Voi siete un pubblico, però io non ho una serie di elementi che mi servirebbero per parlare efficacemente in pubblico come quello di vedersi in faccia, di essere presenti nella stessa stanza, potermi muovere agevolmente all'interno di uno spazio e quindi riempire, come dire, di visività anche le parole che io utilizzo, per cui potrà apparire sicuramente un po' più noioso, un po' più difficile da seguire rispetto a un seminario tradizionale con tanto di lavagna piuttosto che di pennarelli, però insomma cercherò di condurvi all'interno di questo percorso in maniera più agile e spero più efficace possibile. Comincio così. La comunicazione è un elemento, è una cosa nella quale bisogna imparare a togliere, non a mettere. Questa frase di Blaise Pascal, io la trovo veramente meravigliosa, perché sostanzialmente ci dice che per scrivere una lettera breve ci vuole più tempo che scriverne una lunga. E sembrerebbe un paradosso, ma in realtà non è così, perché una comunicazione efficace parte dal presupposto che meno è meglio, che più velocemente si riescono a passare le informazioni e più velocemente il cervello di chi le ascolta riesce a immagazzinarle. Perché la giornata di oggi sostanzialmente gira intorno a questo concetto, che la comunicazione non è semplicemente un fatto attivo di chi parla verso chi ascolta e non è nemmeno un fatto passivo di chi ascolta verso chi parla, ma è la generazione di una relazione e il passaggio di contenuti fra chi parla e chi ascolta. Ora noi oggi viviamo in una società delle immagini, parlare per immagini, pensiamo ancora, siamo convinti che l'immagine sia più potente nel processo comunicativo. Per quanto riguarda invece, io penso che per quanto riguarda la comunicazione dei fatti associativi e quindi di tutto quello che è il precipitato della sua narrazione, sicuramente la parola è ancora molto importante e soprattutto pensare alla parola e non all'immagine ci permette di ricordarci che la tecnologia, e quindi in questo anche l'immagine, è e sempre sarà soltanto uno strumento. Per cui faremo un viaggio nel quale sostanzialmente metteremo insieme tutti gli elementi che contraddistinguono una strategia di comunicazione efficace. E per efficace, ripeto, il risultato di efficacia di una comunicazione non è averlo detto bene, non è averlo capito bene, ma è quello che succede dopo. Per cui vedremo che una strategia di comunicazione è molto di più di una bella idea, di un buon messaggio, di parole giuste, di un'immagine. È molto di più perché, ma soprattutto, è molto prima. Prima intendendo quello che è sostanzialmente un pensiero che va fatto prima di affrontare poi la tematica di comunicazione e anche quando nella parte finale di questa pomeriggiata
parleremo di public speaking e quindi del parlare in pubblico, io cercherò, come mia abitudine, di farvi degli esempi, di agganciare dei concetti in modo tale che anche un'attività così apparentemente complicata, no? Come il parlare davanti agli altri, che possono essere 3 o 3.000, poco cambia, ha comunque bisogno di una preparazione e di alcuni elementi fondamentali che rendono tutto molto più semplice. Quindi alla fine il mio desiderio, il mio obiettivo è quello di farvi rendere conto che fare comunicazione non è difficile e che fare comunicazione è efficace in funzione di quanto riusciamo a pensarla prima. Diciamo che in sommario abbiamo una brevissima, veramente breve digressione su quella che è l'evoluzione della pubblicità con un focus su internet, perché vorrei farvi notare come apparentemente la comunicazione possa sembrare inutile in un mondo così connesso e così confuso e pieno di informazioni, ma proprio per questo la fase dopo sarà quella di parlare di comunicazione efficace e all'interno della comunicazione, di una comunicazione efficace, dell'importanza della parola nel processo creativo. E quindi, in definitiva, vi metterò davanti quelli che possono essere gli strumenti narrativi, che poi ogni associazione e ogni persona che si occupa di comunicazione all'interno dell'associazione potrà poi mettere in pratica anche attraverso un percorso di public speaking. Cosa intendo quando parlo di meccanismi di ingaggio? Intendo che tutti i mezzi di comunicazione quotidiani, periodici, la pubblicità esterna, quelli diciamo più tradizionali, che poi hanno anche delle loro declinazioni locali, per cui magari un'associazione può avere interesse ad apparire su un quotidiano locale piuttosto che sulla newsletter di un comune, piuttosto che con una affissione, piuttosto che con strumenti come per esempio un passaggio sulle radio, cioè non sono strumenti così lontani. Ci sono nelle loro declinazioni locali, per cui a volte l'associazione può essere interessata ad utilizzarle, però sono già, diciamo così, strumenti che necessitano di un pensiero, per cui arrivare a dire che voglio uscire in televisione vuol dire che ci ho pensato prima. Mentre, per esempio, internet, che è un mondo molto più easy, molto più moderno, ma anche veramente alla portata di tutti, sembrerebbe da una parte la soluzione del problema e forse in realtà è lo strumento che il problema lo crea. Perché se vi mostro questa slide, vi dimostro che tutto quello che noi facciamo, i nostri, io uso il noi in maniera assolutamente totale, considerando di essere un associato di ognuna delle associazioni che sono presenti oggi, quindi non riuscirebbe di farlo diversamente, non esiste un io voi. Se noi associazioni usciamo con i nostri profili Facebook, con il nostro sito, con i nostri film su YouTube, dobbiamo immaginarci che nel 2019 di video visti in un minuto sono 4,5 milioni. Spero che si veda anche la freccettina che si muove, per cui mi aiuterà, è l'unico momento di movimento che io posso utilizzare per mostrarvi delle cose. 4,5 milioni di video visti in 60 secondi. Quindi se noi pubblichiamo un video, questo video finisce nei 4,5 milioni moltiplicato per un minuto, moltiplicato per 60, moltiplicato per 365 e per 24 viene fuori un numero straordinariamente spaventoso. Così come vengono fuori dei numeri incredibili, per esempio, già guardandolo nel 2011, quando nel 2011 c'erano più o meno 300 ore di video caricati su YouTube. Quindi capite che il mare di internet è talmente gigantesco ed è talmente, come dire, insondabile, che proprio perché è così globale fa riemergere in qualche modo l'importanza di uno strumento che invece può essere utilizzato passando per la tecnologia, ma non tanto asservendo la comunicazione allo strumento tecnologico, ma più correttamente asservendo lo strumento tecnologico alla nostra comunicazione. In definitiva, quello che io sostengo da tempo e che tutte le volte che mi trovo a fare consulenza alle associazioni negli incontri che organizziamo al CESBOT,
viene fuori è che le associazioni non sfruttano adeguatamente, o meglio, non si rendono conto che comunque utilizzano, ma non sfruttano adeguatamente, il cosiddetto passaparola. Il passaparola, che è uno strumento semplice, è uno strumento che tutti possono utilizzare e che in definitiva tutti utilizzano, perché i primi promotori delle attività associative sono gli associati stessi, i primi comunicatori che passano informazioni e che fanno propaganda o promozione delle attività dell'associazione sono quelli che l'associazione la vivono e che quindi dovrebbero essere aiutati a rendere organico il loro racconto all'interno di una strategia che l'associazione dovrebbe mettere in campo prima che ognuno poi la portasse fuori con i suoi linguaggi, con i suoi modi. Il passaparola è potente perché il passaparola esprime sostanzialmente, è il vero veicolo di quello che noi chiamiamo tecnicamente modello AIDA, che è un modello di comunicazione che dovremmo tutti utilizzare quando comunichiamo, anche la cosa più semplice, ma in pubblicità, in promozione. Il modello AIDA ha una storia, è nato alla fine dell'Ottocento ad opera di uno venditore di spazio, ecco perché forse i pubblicitari oggi vengono definiti venditori di spazio, che doveva vendere questo spazio in maniera veloce e quindi ai suoi venditori e alla sua struttura commerciale diceva: se volete parlare a qualcuno di qualcosa dovete prima di tutto ottenere la sua attenzione. Perché se non avete la sua attenzione non riuscirete ad ottenere il suo interesse. E se questa persona con la quale state parlando non avrà interesse per quello che gli state dicendo, non proverà il desiderio di acquistare il prodotto e quindi di fatto non compirà l'azione di acquistarlo. Quindi vedete AIDA. Tra l'altro è interessante perché è un modello che è AIDA anche in inglese, per cui lo trovate, si trova sui libri in italiano di marketing e anche su quelli in inglese, perché Attention, Interest, Desire and Action. Che cosa è successo a questo modello? Che è un modello classico che si può utilizzare anche per invitare qualcuno a venire a cena. E la prima cosa per invitare qualcuno a cena è telefonargli, ottenere la sua attenzione o mandargli un messaggio, essere sicuro che l'abbia letto, stimolare il suo interesse, magari citando il nome del ristorante, il cibo che mangeremo e quindi insistendo perché questo cibo e questo nome del ristorante provochino il desiderio e quindi la partecipazione. Vedete che poi alla fine il modello AIDA è un modello che usiamo noi tutti sempre per convincere qualcun altro a fare qualcosa, quindi di fatto per comunicare con lui e rendere questa comunicazione efficace. Che cosa è successo negli ultimi anni? Negli ultimi anni rispetto al modello AIDA classico, che non è cambiato, è semplicemente più allungato, diciamo, si è un po' allontanato, lo stadio dell'attenzione è comunque sempre lo stadio numero uno, cioè quindi si sta parlando oggi addirittura su libri di testo di marketing di questo che chiamiamo attentional marketing o time management marketing, quindi l'idea che prima di conquistare l'azione, quindi prima di farvi vendere un prodotto bisogna vendere, o meglio far spendere al consumatore tempo per prestare attenzione a ciò che gli diciamo. Naturalmente questa attenzione su messaggi un po' più complessi non stimola l'interesse, ma va a lavorare sull'atteggiamento. Quindi è quello che chiamiamo martellamento pubblicitario, difatti non è un convincimento immediato all'azione, ma è un lavoro costante di insistente sull'atteggiamento per ottenere non tanto il desiderio di un comportamento attivo, quanto l'intenzione di un comportamento attivo. Perché oggi l'azione vera e propria è quella di acquisto del prodotto, o anche nel caso associativo della partecipazione a un'attività associativa, è lontana dal momento della comunicazione, non c'è questa immediatezza e soprattutto c'è un tale bombardamento di comunicazione che in qualche modo allontana, rende inefficace e quindi ha bisogno di essere continuata rispetto all'azione. Questo è, sostanzialmente vi farò vedere due modelli, questo è il primo e questo è il secondo, che sicuramente in qualche caso potrete aver anche sentito, perché sostanzialmente oggi si parla molto di funnel, specialmente funnel in inglese scritto funnel è una parola che significa semplicemente imbuto, no? E il funnel classico, ora in inglese, ma insomma in italiano è molto semplice, notorietà, interesse, quindi attenzione, interesse, valutazione, e poi decisione e acquisto. Ma il funnel classico degli anni 50 prevedeva che tu acquistavi un prodotto e finita lì. In realtà oggi
specialmente con proprio attraverso l'uso della comunicazione, il funnel è diventato ancora più profondo e quindi all'acquisto si chiede una ripetizione, poi una fedeltà e quindi la cosiddetta advocacy, cioè diventare testimoni del prodotto, parlare bene dell'acquisto. Una volta, negli anni, chi ha qualche anno di più si ricorderà, c'erano campagne, no, che utilizzavano il consumatore come testimone della bontà di un prodotto. Ecco, questo funnel io ve lo mostro non tanto perché sia un funnel, un imbuto di tipo commerciale, quanto perché è assolutamente fondativo di un processo di comunicazione proprio legato al mondo delle associazioni. Perché se qui sopra ci sono persone che vengono contattate e poi piano piano vengono convinte attraverso l'esempio, attraverso un ragionamento, attraverso l'incontro, attraverso la comunicazione, a diventare volontari e quindi ad acquistare, no? Paradossalmente, no? Acquistare il beneficio che viene dall'essere volontario, il proprio mondo del volontariato chiede a queste persone che hanno acquistato di diventare a loro volta fedeli acquirenti e quindi di avere una continuità di partecipazione e di diventare anche advocate, cioè di essere a loro volta soggetti che parleranno dell'associazione attraverso quello strumento di cui si parlava prima. Per cui, da un punto di vista fondativo, se noi vogliamo che la comunicazione sia efficace, dobbiamo immaginarci che le persone che abbiamo davanti sono nostro ascoltatore fino a quando non ha introiettato tutti i contenuti e potenziale nuovo comunicatore insieme a noi, al nostro fianco, verso altri ascoltatori, quando questo introiettamento sarà diventato convincimento. E per costruire un percorso di comunicazione efficace, dobbiamo intanto fare un po' di pulito, dobbiamo fare un po' di chiarezza rispetto a quello che significa comunicazione, perché noi spesso confondiamo, mettiamo insieme parole che invece in realtà non sono sinonimi, che la comunicazione non è informazione e non è nemmeno pubblicità, o meglio, non è nemmeno comunicazione di tipo commerciale, però chiamiamola pubblicità per semplicità. Sono tre parole che attengono a tre mondi diversi, perché la comunicazione è sostanzialmente un processo relazionale. Cum unicum agere in latino significa fare come se fossimo una cosa sola, cioè alla fine del momento di dialogo nel quale io parlo e l'altro ascolta, se succede ciò che io gli ho proposto, ho creato un percorso di comunicazione. Mentre l'informazione sostanzialmente è generata da un profilo di interesse, per cui è fondamentalmente una questione razionale, e la pubblicità, che si basa, come abbiamo visto prima, sul concetto di attenzione e sull'importanza dell'attenzione, è sostanzialmente un percorso emozionale. Per cui mettere insieme questi tre oggetti e già di chiarire che non sono la stessa cosa, ci permette di capire che noi lavorando sulla comunicazione dobbiamo dimenticarci sostanzialmente della parte commerciale e della parte informativa, perché entrambe sono dentro il processo comunicativo. E negli anni, io questa cosa me la sono immaginata qualche anno fa, e all'inizio era un modello a 6 pallini, poi sono diventati 7, adesso sono 8, e non, da anni non ne aggiungo perché ormai credo ci siamo tutti. Dico sempre che per costruire una strategia di comunicazione efficace devo tenere presenti 8 elementi. Non uno di più, ma neanche uno di meno. Una strategia di comunicazione è composta dal brand, e quindi dal soggetto titolare della comunicazione, da chi parla anche a nome di, ma comunque da chi parla, l'obiettivo di comunicazione che ha, cioè cosa vuole raggiungere o far raggiungere il suo target attraverso questo strumento che utilizza, il messaggio che poi lui struttura dentro un media, ovviamente con un budget a disposizione che non è semplicemente soldi, ma può essere anche, per esempio, il tempo a disposizione. Se io ho
una raccolta fondi piuttosto che la partecipazione a un evento, è evidente che il mio budget finisce il giorno dell'evento, perché se io ho tempo per convincere gente fino al giorno dell'evento o al giorno prima. Per cui anche il tempo è una risorsa che va budgetizzata, perché per esempio partire con una comunicazione di un evento troppo tardi mette a disposizione poco budget di tempo. Vedete, leggendola così immediatamente gli si dà, come dire, il ruolo all'interno della strategia. Naturalmente dobbiamo considerare che non siamo soli a parlare al potenziale volontario o allo stakeholder o al comune o alla cittadinanza, ma contemporaneamente ci sono altre associazioni, e vedremo non soltanto altre associazioni, ma anche altre situazioni che chiamiamo competitors del contesto, che in qualche modo agiscono in una forma di disturbo. Per cui diciamo che la strategia di comunicazione ne risulta, quel pallino verde, è sì l'utilizzo corretto di tutti gli strumenti, diciamo, nella fase attiva, ma anche la conoscenza e la correzione della strategia in funzione del contesto e di cosa fanno i competitor. Faccio un esempio banale, ma veramente banale. Tutto quello che noi dicevamo prima del Covid aveva determinava una strategia di comunicazione. Tutto ciò che diciamo oggi è influenzato dal contesto. Il contesto è cambiato e quindi tutte le strategie di comunicazione sono quelle precedenti, quelle pre-Covid, sono franate e devono in qualche modo tenere conto di questo elemento dirompente, epocale, veramente una nuova era per l'umanità, che in qualche modo è un elemento dal quale non possiamo più scappare nel momento in cui ci occupiamo di comunicazione, no? Per cui vedete come un elemento di contesto che non dipende né da ciò che voglio dire, né da chi voglio dirlo, né il messaggio che uso, né i media che uso, ma l'elemento di contesto o l'elemento del fatto, per esempio, che tutti provate a immaginare quando si comunica il 5 per 1000, no? Il 5 per 1000 si comunica in un contesto diverso tutti gli anni, ma soprattutto si comunica in un contesto in cui tutti comunicano il 5 per 1000. E quindi l'idea di costruire una strategia di comunicazione basata sulla promozione al 5 per 1000 deve tenere conto che anche gli altri fanno la stessa domanda, sono competitori, cioè fanno, in latino, cum peto, faccio la stessa domanda, domando a Tizio la stessa cosa che gli domanda Caio. E quindi immaginatevi quanto può essere difficile costruire una strategia di comunicazione efficace stando all'interno di un sistema che sta scrivendo strategie di comunicazione altrettanto efficaci. Io faccio sempre un esempio e cercherò di farlo anche oggi, anche se mi riesce peggio, secondo me, da webinar, però lo devo fare perché secondo me è illuminante rispetto a questo, per farvi anche capire come in realtà tutto ciò che io vi dico non siamo poi lontano dalle competenze che poi voi stessi potete avere. Per farvi capire come funziona la strategia di comunicazione, immaginiamoci Coca-Cola che lancia Coca-Cola Zero. Quindi Coca-Cola è il brand, Coca-Cola Zero è l'obiettivo di comunicazione, il target è colui che non beve Coca-Cola perché non l'ha superata, il messaggio è quel film in cui i ragazzi bevono al concerto e poi a un certo punto gli mostrano il bicchiere, non c'è Coca-Cola ma c'è Coca-Cola Zero. I media sono tutti i media che Coca-Cola può spendere nel mondo con i soldi a disposizione di Coca-Cola, per cui nessun problema, questa è una strategia. La Coca Zero nasce per il fatto che Pepsi 5 anni prima aveva lanciato Coca Diet, che era stato un flop, ma soprattutto perché parlare di bevande zuccherate era diventato un contesto di salute, di alimentazione responsabile, eccetera, eccetera, per cui Coca-Cola ha dovuto inventarsi la Zero, perché sennò avrebbe cominciato a vendere meno Coca-Cola. Allora, vedete, Coca-Cola usa una strategia di comunicazione a 8 palle, mutuandola dal comportamento di un bambino di 3 mesi. Un bambino di 3 mesi si chiama Leonardo e Leonora, e quindi è un brand, ha un nome che gli è stato dato prima ancora che nascesse, e ha degli obiettivi chiari. Un bambino di 3 mesi ha obiettivi chiarissimi: mangiare, bere, dormire, fare la cacca, eccetera, eccetera. E ha un target definito che è la madre. Ora, ovviamente anche il padre, ma in realtà il target focus, poi vedremo quando si parla di il core target del bambino e la mamma. E il bambino struttura un messaggio con i media che ha a disposizione, quindi piange, si dimena, butta fuori i giocattoli dalla carrozzina, fa di tutto, costruisce. Quindi un bambino, un brand, che ha fame,
piange e sua mamma lo prende in collo, sempre che non ci sia il gemello o un fratellino un po' più grande che magari nello stesso momento sta piangendo per un altro motivo e quindi che non ci sia un competitore, no? E sempre che siamo in un contesto favorevole all'ascolto. Pensate alla quota di a quanto piange un bambino durante la notte per svegliare sua madre, c'è praticamente zero, e quanto deve piangere un bambino per ottenere lo stesso approccio della madre che magari non usava all'IKEA. Per cui il contesto di comunicazione è molto diverso. Il bambino impara, perché il bambino impara, è velocissimo, adegua le sue strategie di comunicazione imparando che il contesto si modifica, imparando che ci sono i competitors, imparando che con poco pianto, con tanto pianto, la madre reagisce in maniera diversa. E anche un bambino ha un budget di comunicazione che è la quota di pianto che sua madre spera che lui spenda prima di addormentarsi. No? Cioè, e quindi il bambino impara a non spendere quella quota di pianto. Per cui il processo comunicativo non è soltanto io parlo e tu ascolti, ma è io adatto il mio modo di parlare al fatto che tu mi ascolti. Siccome siete stati tutti bambini 3 mesi, io credo di aver finito l'addormentazione perché non avrei più niente da insegnare. Avete le competenze primordiali, primordiali, proprio istintive, per poter essere esperti di comunicazione. Però, siccome non possiamo chiudere la slide 18, non possiamo chiudere la slide 18.02, io ve lo dico, però segnalandovi alcune cose che magari di solito noi non siamo abituati. Su cui non siamo abituati a ragionare, soprattutto non siamo abituati in maniera, non siamo abituati a ragionare in termini associativi, ma che noi possiamo tranquillamente applicare ai termini associativi. Allora, partiamo dal brand. Il brand è appunto chi parla, o meglio, il brand è il soggetto al quale il risultato della comunicazione porta un vantaggio. Per cui io faccio comunicazione per l'associazione e il vantaggio che arriva è che si aggiunge un volontario all'associazione. Non è necessariamente colui che parla. Detto sì però che, per esempio, se in una strategia di comunicazione per l'associazione poi parlo io Bruno, anche io Bruno come brand in qualche modo influenzo il brand. Però non vorrei entrare troppo nel complicato, ma tenetelo presente come aspetto, che soprattutto nel passaparola la grande responsabilità di chi parla è parlare a nome della situazione e quindi portare il proprio brand, il brand Bruno, in questo caso, a vantaggio della società. Perché è importante il brand? Perché il brand, come tutte le, come tutte, ha una sua promessa, quindi ha un passato, tutto quello che ha fatto, la sua storia, il suo passato. Ci sono associazioni con grande notorietà, o molto conosciute perché sono molto vecchie, o alcune che non sono poco conosciute perché sono molto giovani. Quindi quando guardiamo il passato del brand lo chiamiamo identità, quando guardiamo al futuro lo chiamiamo promessa e quando lo guardiamo al presente lo chiamiamo notorietà, awareness, e reputation, reputazione. Perché questi due colori? Perché mentre l'identità e la promessa li maneggia l'associazione, la notorietà e la reputazione sono un percorso di relazione fra l'associazione e chi ascolta. Cioè, la reputazione di un'associazione non dipende solo da quello che dice l'associazione, ma dipende anche da quello che pensa chi ha ascoltato o chi ha visto le lezioni. Per cui, vedete come anche il brand stesso, in fondo, è figlio di una relazione. E allora vi faccio un esempio molto veloce per farvi capire, mostrandovi un'ottantina di brand, no? Brand che magari voi conoscerete, ce ne sono di parecchio strani, o di parecchio notori, c'è la BMW, c'è FedEx, c'è Goodyear, c'è Mobil, c'è Oral-B, c'è Oreo, per esempio le mie figlie probabilmente vedrebbero per primo Oreo, io per primo vedo Castrol piuttosto che BMW. E sono brand che hanno un'identità chiara, vedete come usano colori base, giallo, blu, rosso, qualche verde, poca roba. Se io vi faccio vedere invece una serie di brand, quasi tutti legati a una promessa, cioè brand molto giovani, fatto un po' più piccolino, lo faccio anche un po' apposta, e sono molti di più. Questi sono tutti i social network in giro per il mondo, quindi sono nomi e loghi nuovi, di fatto non hanno identità se non per quelli che li frequentano, ma praticamente non avendo identità
hanno solo un'essa. Tra questi vi faccio notare che, per esempio, c'è Wikipedia, e probabilmente questo lo riconoscete subito. Se cercate un po' in giro, trovate velocemente anche YouTube, che è in alto nella seconda riga. Poi molto poco, a meno che voi non partecipiate a questi social network. Che cosa vuol dire? Voglio dire che sostanzialmente, quando un'associazione ha un logo e quando un'associazione ha una sua identità, la deve raccontare. La deve raccontare mostrandola, tenendo il consumatore di Azione Volontaria, appoggerà per la notorietà su quanto lui riconosce quell'associazione. Per cui tendenzialmente io vi invito a lavorare a che i vostri loghi, i vostri brand diventino questo e non cambino in continuazione, non perdano pezzi, dovete difendere il logo come se difendeste la stessa missione dell'associazione. Passiamo al contesto. Cosa si intende per contesto? Per contesto si intendono cose, abbiamo l'esempio del Covid, ma per esempio la situazione sociale, la situazione politica, il sentiment, la confusione che c'è tra vari mondi e modi, per cui che cos'è volontariato, cosa non lo è, cos'è il terzo settore, cos'è associazione, cos'è sociale, cosa non è sociale. Ma guardate, anni di cui è saltata fuori, ed è l'appropriazione dei temi del terzo settore da parte del non profit. Cosa vuol dire? Vuol dire che le associazioni fanno tantissimo, ma comunicano poco. Comunicare oggi potrebbe essere un problema, perché poi il non profit tende inevitabilmente, per suoi scopi, a approfittarsela, ad appropriarsi dei temi del terzo settore, per cui la solidarietà. Abbiamo visto anche nel periodo Covid, nel lockdown, quante campagne del mondo profit in realtà inneggiassero alla stare insieme, all'importanza della solidarietà, del volersi bene, eccetera, eccetera. Non che loro non lo debbano fare, è legittimo, loro hanno un obiettivo commerciale, e ovviamente chi fa questo mestiere non può certo dire che sia sbagliato che loro usino sempre che lo trattino in maniera ovviamente etica e non troppo pelosa, però il fatto che loro shippino i temi al no profit, in qualche modo svuota di opportunità il mondo associazionistico, li svuota dei suoi contenuti, perché in realtà si parla di solidarietà, il no profit quasi quasi rimane senza argomenti. Ma c'è anche un altro elemento, che è l'elemento della competizione, sulla quale io vorrei segnalarvi che in definitiva il mondo dell'associazionismo non è esente, perché la competizione non è soltanto un'altra associazione, la competizione è il non impegno, è il disimpegno, sono le scuse, i temi dell'azione che fra loro sono competitori. Per esempio, chi promuove il sociale, chi promuove l'ambientale, davanti a me, unico utente che ascolta entrambe le suggestioni, io posso mettere a confronto i due temi e orientarmi verso quello che mi interessa di più. Anche il concetto tra quello che dico, volontariato e donazione, nemici amici, no? Perché c'è sempre questo tema, no? Quanto la donazione faccia parte o debba fare parte del mondo del volontariato, ma noi sappiamo bene che invece è un elemento importante, così come un altro competitore è il volontariato individuale rispetto al volontariato organizzato. E poi ci sono quelli che chiamiamo i veri problemi, no? Il cittadino che davanti a una proposta di comunicazione da parte di un'associazione di volontariato mette in campo come competitor e quindi come come dire, ostacolo all'accettazione del messaggio, i veri problemi, come se i problemi che le associazioni cercano di risolvere non fossero veri, ma in realtà è un meccanismo di difesa da parte del consumatore inteso virgolettato, potenziale consumatore di Azione Volontaria, e quindi dobbiamo tenere conto che questo elemento c'è. Passiamo dall'altra parte. Gli obiettivi di comunicazione. Quanti obiettivi mettiamo noi spesso
nei nostri materiali di comunicazione e qua, nelle nostre forme di comunicazione. Ne mettiamo tantissimi, affermazione di identità, modernizzazione del nostro vissuto o di come siamo percepiti, l'attrazione di nuovi volontari, il coinvolgimento dei giovani, anche se siamo un'associazione di ultra sessantenni, noi vogliamo comunque coinvolgere i giovani, è legittimo ed è giusto. Poi magari non siamo un'associazione, come dire, più facilmente identificabile da parte di un giovane per essere potenzialmente un soggetto di azione volontaria a parte del giovane, però coinvolgere i giovani è un motivo, un leitmotiv che io sento spesso nelle consulenze e che rischia a volte di far usare un certo giovanilismo nella costruzione del messaggio, ci arriveremo dopo, per coinvolgere i giovani, parlare giovani, non è detto che sia la cosa giusta. Un altro obiettivo è far capire bene la promessa, cioè che qual è il vero oggetto e l'oggetto definitivo della nostra azione, quindi il perché andiamo a comunicare, per cui e suscitare adesioni reale, quindi l'idea di scrivere comunicazione empatica, emotiva, piuttosto che combattere lo stereotipo, guardate, non ho messo 7, ma potrei metterne 70. Perché perché quando un'associazione che già comunica, già poco comunica, abbiamo detto prima, si fa scippare i temi dal profit, perché fa ma non dice di fare, ed è un problema che andrà più o meno risolto nei prossimi decenni, insomma va risolto, il fatto che si faccia ma si dica anche che si vuol fare e che si è fatto, perché è anche legittimo farlo. Quando si comunica, le associazioni vogliono mettere dentro tantissime cose, e il rischio di Blaise Pascal, che dicevo, ho scritto una lettera troppo lunga, ma non ho avuto il tempo di farla breve, è che mettendoci dentro troppe cose il messaggio risulti confuso e in qualche modo anche indeterminato. Allora, se noi guardiamo, abbiamo affrontato sostanzialmente le prime quattro palle di una corretta, a mio modo di vedere, strategia della comunicazione. Chi parla, perché parla, che cosa vuole dire, in che contesto si trova a parlare, per parlare intendo a fare comunicazione, e il contesto, l'idea che esiste anche una forma di competizione. A questo punto ci occupiamo di queste altre due palle, qui ve le dico, ve le svelo, ma le avete viste prima, il target e il messaggio, e le mettiamo all'interno del processo creativo. Perché io metto il target all'interno del processo creativo? Come se il target fosse un oggetto da creare e non esistesse già. Perché anche il target, in definitiva, fa parte del processo creativo. Perché la prima domanda nel processo creativo è domandarsi perché si fa comunicazione, no? Ma la prima domanda ancora potrebbe essere domandarsi per chi si fa comunicazione. Quando si fa comunicazione, spesso ci si dimentica, per esempio, che parlare all'esterno significa anche parlare all'interno. I primi soggetti che vedono la nostra comunicazione sono i nostri volontari, sono i nostri associati, sono quelli che stanno insieme a noi, sono noi. Quindi i primi a subire il processo comunicativo siamo noi. E spesso scriviamo la comunicazione che capiamo noi, che piace a noi, dimenticandoci che non la scriviamo per noi, ma la scriviamo per qualcuno che magari manco ci conosce. E allora, a volte, un altro errore che si fa è non domandarsi, invece sarebbe meglio farlo, se la comunicazione è in linea con noi e con la nostra identità. Per esempio, se siamo un'associazione molto strutturata, molto organizzata, fare una comunicazione estremamente friendly e in qualche modo quasi anarchica potrebbe essere incoerente rispetto a noi, no? Per cui, prima di tutto, domandarsi perché si fa, per chi si fa, e pensare che il processo creativo è prima di tutto un processo, poi è creazione. E quindi, se noi pensiamo al target di comunicazione, dobbiamo ricordarci che non esiste un target: i giovani, gli anziani, le donne, le mamme, oppure non esistono soltanto i criteri demografici, quindi genere, età, titolo di studio, status, professione, livello di reddito, luogo di residenza. Dobbiamo immaginarci di costruire un target guardando, cercando di intercettare persone che
hanno determinati bisogni o hanno determinati problemi per i quali cercano determinate risposte. E questo concetto bisogni, problemi, risposte spesso genera delle ansie. E una persona che ha l'ansia di trovare una risposta a un problema è una persona paradossalmente più sensibile all'ascolto rispetto a qualcuno non lo è. Però deve anche avere un po' di propensione all'altro, deve anche avere probabilmente un po' di tempo disponibile, deve avere anche in fondo una spinta ideale. Quindi vedete, alla fine io racconto meglio il mio target se uso la categoria della psicologia, quindi se uso la categoria diciamo così psicografica, che non la categoria demografica, perché la categoria demografica rende tutti uguali, la categoria psicografica rende tutti diversi. E quindi parliamo per chi ha quel problema, poi che sia un giovane, un vecchio, un anziano, un adulto, un semiadulto, un super laureato, un iperscolarizzato, un iposcolarizzato, poco importa, se il suo problema, se io intercetto il suo problema, se intercetto il suo bisogno di risposte, se intercetto la sua ansia, se intercetto la sua volontà, la sua propensione all'altro, io lo inquadro meglio che non attraverso la demografia. E ricordiamoci che, ora spero si leggano queste scritte, che non ho il tempo di renderle, forse sì, perché potrei farle nere, però ce l'ho interrotto lavorarci ora, però il target in definitiva è come un bersaglio. Se noi spariamo un messaggio non possiamo dire di ascoltarci soltanto a quelli che stanno nel cerchietto giallo o nel cerchietto rosso, nel cerchietto azzurro, che sono a seconda il nostro core target. E quindi le persone qui dentro ci siamo noi, in questo cerchietto più piccolo ci sono gli associati, quelli attuali o quelli appena usciti o quelli che sono sempre un po' meno distanti, però insomma il nostro mondo, il mondo intorno al nostro mondo, che probabilmente è più facile che assomigli al nostro mondo che non quelli che stanno qua nel bianco, no? Cioè per cerchi concentrici successivi, il mondo, le persone si distribuiscono in questo bersaglio in maniera diversa. E quindi quando noi vogliamo parlare a tutti, in realtà rischiamo di non parlare con nessuno. Dovremmo prendere questo fucile della nostra comunicazione e chiuderlo verso il target. Cosa significa? Vuol dire che noi, se dobbiamo usare un colore di comunicazione, adesso la dico male, ma la dico così, se dovessimo usare un colore di comunicazione sarebbe meglio usare il giallo, perché il giallo, i gialli lo capiscono. Se usiamo il bianco, presumibilmente lo diremo a tutti, ma in maniera un po' slavata. Ecco cosa intendo quando dico lavorare per selezionare un target, sia in termini psicografici che in termini numerici, concentrandosi come se sapessimo a chi dobbiamo parlare. Poi il target, piano piano, le persone piano piano si distribuiranno su questo cerchio e presumibilmente chi è interessato e sta in questa zona, attratto dal giallo, si avvicinerà. È un percorso quasi all'inverso. Non siamo noi che cerchiamo il nostro target, ma facciamo in modo che sia il target che viene da noi. Per cui all'interno del percorso creativo, all'interno del processo creativo, la selezione del target è un elemento sicuramente importante. Ma anche la costruzione del messaggio e guardate, quando io dico la costruzione del messaggio, so benissimo, e lo fanno anche nelle aziende, guardate davvero, lo fanno anche nelle aziende con migliaia di dipendenti, con budget miliardari, la prima cosa che loro pensano, che si pensa, quando si pensa a costruire un messaggio è farsi venire un'idea, magari carina, magari fresca, magari aggiornata nel senso di adatta al tempo che si sta vivendo, appiccicarci un'immagine e un testo. Quindi sostanzialmente il messaggio si ridurrebbe a quella che è il concetto troviamo un'idea, no? In realtà è molto di più, perché il processo creativo è molto di più, dove l'idea, immagine e testo vengono dopo aver individuato prima di tutto i bisogni di comunicazione, cioè il perché noi facciamo comunicazione. Qual è il nostro interesse a fare comunicazione? I valori che dobbiamo passare attraverso questa nostra costruzione comunicativa, gli obiettivi, le parole chiave, e ogni associazione ha le sue, per cui non posso fare esempi di parole chiave, però immaginatevi
di fare un esercizio e di definire la vostra associazione con 10 aggettivi o sostantivi. E poi partiamo con 20. Da 20 tirarne giù 10 e su 10 sceglierne 3. Questo è un processo creativo. Prendo 20 elementi che mi descrivono, li riduco, fino ad arrivare ai 3 veri, che probabilmente saranno parole diverse, perché dovrò metterci dentro un pezzetto di cose che ho mollato. Ma se voi fate questo esercizio, vi assicuro che anche i vostri materiali di comunicazione risulteranno più chiari e più diretti. E poi all'interno del processo creativo c'è un altro elemento, che sono i supporti. Cioè, se io costruisco un processo creativo e lavoro perché devo fare una pagina Facebook, è diverso dal processo creativo che metterò in campo per costruire un Deprian. Ma non devono essere molto diversi. Cioè, non è che sul Deprian io sono istituzionale, serio, paludato, anche un po' noioso, se vogliamo. Invece su Facebook sono fresco, carino, simpatico e butto di qualche ricetta. Cioè, gli strumenti, i supporti, che siano offline e online, devono comunque essere ordinati rispetto a quello che c'è sopra, ai nostri bisogni, in termini di comunicazione, ai valori che vogliamo esprimere, poi vedremo cosa vuol dire parlare di valori, e agli obiettivi di comunicazione che si hanno. Vedete, i valori. Ora, un conto è dire i valori delle associazioni, e i valori delle associazioni sono indiscussi e indiscutibili. Adoro talmente il terzo settore che voglio lavorare solo per il terzo settore, scusate, quanto io possa essere preso e convinto della presenza di valori in ogni singola delle associazioni che sta sul territorio. Però quando si parla di valori nella proposta di comunicazione, dobbiamo ricordarci che ce ne sono di tre tipi. Quelli che chiameremo valori concreti, quelli che chiamiamo valori astratti, quelli che chiamiamo valori personali. Quali sono i valori concreti? Sono sostanzialmente valori che si riconoscono, per esempio un'associazione ha dei valori concreti nei servizi che fa, nella frequentazione, nella partecipazione, nello scambio. Sono valori tangibili, concreti, no? toccabili quasi con mano. I valori astratti invece, che si sollecitano spesso nella proposta di comunicazione da parte delle associazioni, sono il concetto di adesione, il concetto di convinzione, che fanno un po' il pari con i valori personali, che sostanzialmente sono la motivazione, i bisogni, le attitudini. Invece io uso bisogni apposta, perché i bisogni e i valori sono il connettore. Cioè, io connetto il mio target non tanto perché parlo bene con lui, io connetto con il mio target non tanto perché ho trovato lo strumento giusto o il colore giusto del depiantino piuttosto che la foto giusta su Facebook. Io connetto con il mio target e se gli faccio percepire che ho bisogno di lui, con il bisogno lui è di me. Ecco la comunicazione. Ecco la vera potenza comunicativa. Se si riesce a raggiungere quel livello di empatia, se si riesce a raggiungere quel livello di sintonia, sintonos, con il target, si riesce a comunicare. E quindi un lavoro creativo che tiene presenti i valori e che li trasforma in parole chiave è un processo creativo, mentre l'idea di costruire un messaggio partendo da un'idea e prescindendo da tutto questo rischia di essere meno efficace. Non vuol dire che magari non viene una bella idea con una bella immagine, con un bel testo, ma il processo creativo rende quell'idea, quell'immagine e quel testo sintoniche con gli elementi che sono il determinante dell'idea, dell'immagine e del testo che ne risulta. Come vedete, io fino ad ora non ho sostanzialmente utilizzato immagini, perché il mio ragionamento vuole essere un ragionamento quasi esclusivamente teorico. Non perché ci sia bisogno delle immagini, ma le immagini rischiano di essere fuorvianti, per cui io voglio tenere davvero dentro questo mood. E allora l'importanza della parola. Vedete, io ho utilizzato queste modalità a mezzo WhatsApp di domanda e risposta, no? Perché in effetti poi a un certo punto parleremo anche di narrazione, no? E quindi cosa occorre per stimolare una narrazione efficace?
stimolare la memoria. L'idea che se io racconto qualcosa, questa lo racconto perché poi rimanga in testa. E allora come si stimola la memoria? Invitando ad osservare. Io faccio questa distinzione dopo aver detto all'inizissimo di questo nostro incontro che stiamo nella società dell'immagine e che quindi la società dell'immagine è fuorviante rispetto ai percorsi di comunicazione dell'associazione, immergi la società dell'immagine e anzi chiedi al tuo potenziale contatto di osservare. E perché uso la parola osservare? Perché nella società dell'immagine, noi si rimane sostanzialmente in una fase di apparenza che corrisponde al concetto di vedere. Quando io amo una cosa soltanto per il suo aspetto esteriore o quello immediato, diciamo così, è molto difficile che questa cosa che vediamo si ricordi. Mentre l'osservazione viene automaticamente viene dal concetto di custodire, di salvare, di salvaguardare, di tenere gli occhi addosso, no? Serve proprio a, come dire, l'osservazione costringe il nostro utente a farsi carico di quello che gli sta dicendo. Cioè l'idea è costruiamo comunicazione non tanto bella da vedere, perché bella da vedere non si ricorderà. Costruiamo comunicazione densa da ricordare, perché se noi chiediamo un'attenzione a questa densità è più probabile, se fosse la certezza non sarebbe un mestiere, è più probabile che questa comunicazione arrivi al punto. Non ho fatto una premessa prima, e me ne scuso, me ne rendo conto solo adesso, ma è passato un'ora, quindi forse avrei dovuto rendermene conto prima, che se voleste fare delle domande o se voleste interrompermi anche durante questa fase, potete farlo usando la chat. Io non la vedo, magari mi aiuta, vengo aiutato il Baratini, ma insomma... se avete qualche curiosità, leave your hand o fate una domanda anche accendendo il microfono, poi diciamo che comunque, visto come sta andando il tempo, credo di spazio per il dialogo ce ne sarà anche dopo, però se aveste delle curiosità, nel frattempo potete provare a lanciarle in pedana. È uno degli elementi difficili di questi webinar, almeno per me che sono abituato fare scanning e quindi a guardare in faccia le persone da davanti e appena intravedo, ci sono dei momenti in cui intravedo che magari qualcuno avesse una domanda da fare, io allora la stimolo, in questo caso mi diventa più difficile. Però insomma, sentitevi liberi di lanciare le vostre domande anche nella chat e poi vedrò come rispondo. Gli strumenti narrativi. Ecco un altro elemento piuttosto complicato, complesso, se vogliamo anche deformato, o sul quale si crea troppa aspettativa rispetto a quello che in realtà sono. È pur vero che gli strumenti narrativi sono gli elementi centrali di un processo comunicativo, perché se io uso una narrazione corretta, è più probabile che la persona alla quale racconto gli rimanga in memoria e questo lavoro di rimanere in memoria convinca piano piano, anche in maniera autonoma, anche in maniera libera, anche dopo un percorso di comunicazione, ad avvicinarsi all'associazione, ammesso che appunto l'obiettivo di comunicazione fosse far avvicinare qualcuno o a donare, se l'obiettivo di comunicazione è donare, o a semplicemente parlare bene dell'associazione se l'obiettivo è lanciare, come dire, dei segnali di quelli che diremo segnali reputazionali. E allora, gli strumenti narrativi in realtà non sono tantissimi. Anzi, se vogliamo, forse la narrazione più semplice è più efficace. Pensate alle barzellette, pensate alle favole, pensate ai racconti delle nonne, pensate ai proverbi, no? Eppure sono strumenti narrativi che fanno della semplicità il loro punto di forza, la memorabilità, no? E allora ecco perché
noi ci affidiamo alla semiotica. Ora vi faccio vedere un esempio di quelli che noi tecnicamente utilizziamo spesso, questi sono tantissimi, questo è uno un po' più chiaro, di cos'è un quadro semiotico. Un quadro semiotico sostanzialmente è all'interno di un quadrato, ai quattro vertici, quattro situazioni, e poi all'interno di questi assi muovere, come dire, costruire i percorsi per cui, per esempio, se in questo lato, se qui ci sono gli sceriffi del balcone nella quarantena e qui ci sono i ciondoloni della strada, è chiaro che se io volessi parlare ai ciondoloni della strada non parlerei con il linguaggio che dovrei usare per gli sceriffi, così come se io da una parte ho i paladini della normalità o gli eremiti del divano, se volessi parlare ai paladini della normalità dovrei usare dei linguaggi diversi. Per cui vedete che alla fine, no? La semiotica, cioè l'uso del linguaggio a seconda del proprio target, è uno strumento che noi utilizziamo anche professionalmente per costruire comunicazione, e all'interno di un quadro semiotico per costruire la comunicazione, quindi per costruire la narrazione, in realtà noi stiamo inquadrando un target di riferimento. Ecco perché io nel processo creativo ci metto il target. E potreste anche divertirvi con la vostra associazione a ragionare sui quattro quadranti, chi mettere, e all'interno di questi quattro, di quei quattro quadranti sarebbe molto interessante, magari sarebbe un gioco da fare a consulenza una volta che venite, provare a mettere all'interno di quei quadranti le persone, quelle che chiamiamo i tiepidi, piuttosto che i convinti, piuttosto che i lontani, piuttosto che quelli che non si convinceranno mai, piuttosto che l'opinione pubblica, e vedere come si riempiono i quadranti semiotici e poi i quadranti trasformarli in parole da usare. Questo esercizio noi nelle agenzie pubblicitarie lo facciamo sempre e vengono fuori i claim. I claim sono la cosa più semplice del mondo, sono quelle che si ricordano. Quando prima Malattini diceva siamo in 44, noi non ti dire gatti, forse perché sono nel 65 e io quella canzone di Pinodoro me la ricordo, no? Però se voi le leggete, alcuni li conoscerete, alcuni no, alcuni sono divertenti, alcuni no, ora lasciate fare che sono scritti in un modo furbo e quindi alcuni vengono fuori, alcuni emergono. Però sostanzialmente il claim è un insieme di parole che diventano qualcosa di memorizzabile. È una sequenza di fonemi, per esempio la malita, una sequenza di fonemi gutturali, di espressioni della voce, che diventano parole che poi messe insieme diventano una frase unica, sempre uguale, che a un certo punto noi ci ricordiamo, come il Natale quando arriva, come altissima, purissima, levissima, come va il frutto alla natura di una mano, così o come ci ha in questa società dell'immagine, no? La nostra memoria è anche legata alle parole. E quindi il suggerimento è impariamo ad usare le parole, e vi vorrei fare vedere degli esempi di parole usate, ma esempi non tanto per dire dobbiamo farlo così, quanto per dire se noi usiamo le parole, spesso il logo piuttosto che il prodotto non ha nessuna rilevanza. Vedete questo think different, no? Pensa differente. Allora, magari qualcuno saprà anche di chi è, ora ve lo svelo anche brutalmente, è di Apple, però pensa differente è un claim che potrebbe stare appiccicato a centinaia di prodotti. È un pensiero prima che un brand. È un concetto prima che la promozione di un logo. Per cui vedete anche marche che hanno dei loghi così potenti hanno bisogno della parola per esprimere un qualcosa in più rispetto a quello che esprimerebbero con il solo loro semplice logo. Ve ne faccio vedere un altro. Apri la felicità. Un altro claim, no? Che come potrebbe essere concettualmente di chiunque. In realtà lo sta usando Coca-Cola, no? E quindi open diventa stappa, però insomma fino a un certo punto, vedete, Coca-Cola non vende bibite, non vende zuccheri, non vende dissetanza,
ammesso che sul vocabolario di settanza sulla parola che esiste, ma vende felicità, vende il Natale, vende stare l'amicizia, vende tutte cose diverse da quelle che stanno in me. Allora cosa voglio dire? Voglio dire che il vantaggio delle associazioni rispetto a questo è che, pur non avendo dei loghi così potenti, non avendo i media così potenti come può avere Coca-Cola, hanno la possibilità, lavorando sulla parola, di costruire una narrazione efficace. Se fanno quel lavoro, come si diceva prima, di individuazione delle parole chiave, individuazione della propria identità, individuazione dei valori, individuazione del modo corretto di proporlo, individuazione del target di riferimento a cui proporlo. Vi faccio altri due esempi di narrazione efficace, che questa volta partono dall'immagine per poi arrivare alla parola. Il primo esempio è questo. Questa è un'automobile, voi direte, bellissima. È un Range Rover Black Edition, si chiama quindi edizione nera, no? E qui devo dire che è l'esempio più fulgido di scippo dei temi, no? Quando io vi dicevo all'inizio che il profit scippa i temi al profit, io non so se l'hanno fatto apposta, e se è nata così, però il colpo di coda di questo copywriter che ci mette una roba del tipo se non era è un problema, io credo che sia un colpo di coda geniale, perché in modo è la pubblicità di un'auto che però fa anche social, parla anche di un tema sociale. E questa quasi quasi guardando questa pagina uno la macchina se la dimentica, perché va a finire su quel sono nera è un problema. Ovviamente una Black Edition deve essere nera, come diceva Harry Ford, le facciamo tutti i colori perché le vogliate nera, edizione del 1910. Sono nera è un problema, è un gesto anche di amore per il sociale, e in questo modo, vedete, social washing, no? In questo modo Land Rover ti dice, sì, faccio una macchina che inquina, una macchina che costa 60, 70, 80 mila euro, però ho anche attenzione. Allora, se lo fanno loro, adesso forse qui la macchina del Land Rover probabilmente mi sparerebbe alle spalle, ma se lo fa il profit e con la potenza del profit scippa e quindi si appropria dei temi del volontariato, è corretto che le associazioni facciano un percorso, perché lo possono fare, perché siete tutti perfetti come tattori, non vale il discorso di prima, utilizzando la parola come strumento. Guardate, vi faccio un ultimo esempio su questo, proprio per farvi capire quanto può essere semplice a volte e apparentemente. Passiamo a una roba ancora più piccola, piccolissima, quella Land Rover, c'è i soldi, eccetera. Questo è un poster che qualche anno fa è stato affisso fuori dall'ospedale di San Giovanni Valdarno, a cura del Cancer Valdarno, e qui il coraggio del copywriter, salvagli la pelle. Cioè, qui è un'azione di coraggio, no? Perché è la verità della semplicità. Gli salvi la pelle perché in realtà gli salvi la pelle. Io non, tutte le volte la guardo non riesco a uscire da questo loop. Gli salvi la pelle, gli salvi la pelle. Sembra ruvido, sembra, però a una mamma, ovviamente, perché si accompagna a target, naturalmente con un percorso, no? Con tutto un pensiero, ma la potenza del claim. E questo non è una genialata di un grande copywriter, questo è un ragazzo che lavora all'interno, come dire, di un percorso associativo, che ha guardando quella foto gli è venuto in mente questa cosa. Quindi, come dire, il bello della comunicazione è che non sappiamo dove risiede l'idea giusta. Non sappiamo in quale galleria della miniera troveremo la pepita d'oro, ma nella miniera ci si entra col badile, con la piccozza, si fa un buco, poi si va un po' a destra, poi si va un po' a sinistra, poi si costruisce la galleria e poi si va a cercare. Se lì non troviamo niente, cambiamo. Cioè facciamo un processo, facciamo un percorso creativo. Non è che mettiamo una bomba di dinamite e speriamo che facciamo soltanto un'area della montagna, venga fuori l'idea buona. Quindi la comunicazione come elemento, se vogliamo così, la comunicazione come elemento di ricerca. E quindi all'interno di questo percorso una serie di suggerimenti, perché poi alla fine questi webinar non vogliono soltanto essere, anche perché garantisco che dopo 90 minuti, poi lo sapete da soli, 90 minuti, perché durerà più o meno 90 minuti la parte slide, siamo a slide 57 su 80, più o meno siamo nei tempi, poi insomma
cercherò di essere giusto con i tempi, ma in questi webinar l'idea di CESVOT è quella che vi si lasci comunque qualcosa di concreto e di utilizzabile immediatamente. E guardate, in comunicazione è anche molto semplice e probabilmente io da anni cerco di sostenere questa tesi, che ripeto, io non ho niente da insegnarvi se non mettere insieme vicine un percorso, che è un percorso anche professionale, ma è comunque un percorso, una metodologia, con poi per ognuno di voi, per ogni associazione, avvicinarci, come dire, il proprio essere. Perché se io dico a un'associazione A, devi trovare le tue 10 parole chiave, lo posso dire anche all'associazione B. Quello che sarà diverso sarà le 10 parole, ma il metodo per trovarle sarà uguale. Per cui adesso vi do alcune indicazioni di metodo, diciamo così, che potrete utilizzare nel momento in cui andrete a costruire comunicazione. La prima cosa sono i modi, le modalità, no? Quindi io punterei sempre al core target, cioè scriverei comunicazione come se dovessi convincere di quella comunicazione quelli che già sono convinti, perché diventa ancora più forte, ancora più empatica e soprattutto parlare per chi ascolta, ricordarsi sempre che noi parliamo, ma in realtà noi stiamo parlando a qualcuno. Se non c'è qualcuno a cui che ascolta, non c'è comunicazione, c'è enunciazione. È come lo Speaker's Corner di Hyde Park, no? I più efficaci comunicatori allo Speaker's Corner di Hyde Park sono quelli che hanno tanta gente davanti, perché evidentemente quello che stanno dicendo o il modo in cui lo dicono attrae quel comunicatore, sennò si rischia di rimanere sul cippo i 10 minuti che tocca a noi e non c'è nessuno e si parla per noi, ma non abbiamo fatto comunicazione. Essere ripetitivi sembrerà banale, ma essere ripetitivo è l'anima della comunicazione. Quello che noi chiamiamo bombardamento pubblicitario è la ripetizione, ripetita io. Se noi continuiamo a ripetere lo stesso messaggio e continuiamo a ripetere lo stesso claim e continuiamo a usare e non tutte le volte facciamo un depi a inventarsi un claim nuovo, parole nuove, un modo nuovo di raccontarci, ma continuiamo a raccontarci per come siamo, sempre nello stesso modo, quindi essendo ripetitivi e abituandosi a un piano editoriale, cioè oggi dico questa cosa su Facebook, per esempio, oggi dico una cosa, domani dico un'altra, dopodomani dico un'altra ancora. Vado avanti e costruisco un piano editoriale, non che tutti i giorni mi sveglio, ma forse dovrei uscire su Facebook. Se decido che esco una volta a settimana, io tutti i mercoledì faccio uscire un post che il mio ascoltatore, essendo io ripetitivo, quindi tenendo insieme tutti, il mio ascoltatore leggerà nella loro complessità. Oggi magari ne vede uno, quello dopo non lo vede, quello dopo ancora lo rivede, però se io sono coerente, lui piano piano si abituerà a quella che chiamiamo meta lettura e si abituerà a leggerci. E poi in fondo ridurre al minimo le dispersioni, cioè cercare di parlare il meno possibile a quelli che sono meno interessati. Allora voi direte, come si fa a capire quelli che sono meno interessati? Io ho scoperto attraverso gli incontri che ho fatto spesso con le associazioni che voi siete bravissimi nel ridurre le dispersioni. Per esempio, quando consegnate le Lepian negli eventi, sapete immediatamente a chi consegnarli in funzione dell'obiettivo di comunicazione o dell'associazione in cui siete. Ecco, quello è un esempio di riduzione delle dispersioni. La riduzione delle dispersioni. Sento rumore, qualcuno vuol dire qualcosa? No. Ridurre le dispersioni significa cercare di individuare anche nelle parole che si usano le più efficaci, quindi meno è meglio. Ridurre le dispersioni significa anche parlare meno, significa anche ridurre la quantità di test. Per esempio, io ho visto dei Deplan dove il bianco praticamente non si vedeva più, erano tutte foto, tutto testo, un marasma di roba. Il bianco su un Deplan corrisponde al silenzio in comunicazione. Se io invece di parlare con una cadenza, poi un webinar peggio ancora, ma se io invece di parlare con una cadenza utilizzassi un metodo in cui parlo continuamente in questo modo e vado avanti, continuo a parlare senza mai un minimo di pausa, voi a un certo punto, 10 secondi, voi non ne potete più di questa cosa, mi lasciate andare e da 54 siete diventate 12, perché è così. Quindi se voi mostrate un Deplan tutto pieno di roba, non invitate alla lettura.
E quindi è una dispersione consegnare un oggetto sbagliato a qualcuno. Per cui non è soltanto parlare alla persona giusta, ma è anche dirgli la cosa nel modo giusto. Così come, per esempio, i toni, no? I toni. Ora io, scherzando, ci ho messo il vuoto, scherzando, ci ho messo questo, no? C'è una cosa che non si può fare, al di là di evitare di strabordare, di sottilizzare, migliorare, di mettere al centro la chiamata, al di là di tutto ciò, c'è una cosa che non si può fare in comunicazione, che è essere giudicanti. Io ho visto spesso. Mi è capitato sempre meno, devo dire, perché piano piano questa cultura e anche questo modo sta evolvendo. No? E nella comunicazione, se io parlo a un target e lo giudico, è il modo migliore per non farmi ascoltare. Quindi anche i toni, le parole che si usano, il coinvolgimento, il tipo di frasi, le stesse parole che si utilizzano per convincere. Non devono mai trascendere verso il giudizio. E guardate che è molto facile essere giudicanti, specialmente quando noi utilizziamo quelle forme tipo abbiamo bisogno di te. Già, comincia, no? Già si comincia, dico, a essere giudicanti, ma quasi. È una linea molto sottile. E se io ve lo dico, non è perché voi non lo siate, ma perché valutiate se lo siete. E già solo il fatto di valutare se lo sarete vi farà ridurre il rischio di esserlo. Quindi no, quello che vi sto dicendo è costruite comunicazione come un pensiero, come un percorso, come una metodologia. I valori, vabbè, usare il proprio glossario, cioè usare le proprie parole, l'abbiamo detto, dare continuità. Parlare per voi e non di voi, parlare per l'associazione e non dell'associazione, essere brevi, brevità, meno è meglio, ma brevità vuol dire veramente brevità assoluta, e proporre sempre qualcosa, un'azione. Per esempio, in un post lasciare sempre il link se vuoi leggere di più, non far esaurire la lettura del post, ma dare la possibilità, anzi, chiedere a chi intercettiamo con quel post un'azione, perché guardate, un'azione, un click del mouse per entrare dentro a un sito piuttosto che leggere una storia, è tempo. Un click del mouse è un'azione ed è un'azione molto costosa. Tant'è che il click destro, il tasto destro con il medio è un'azione liberatoria, no? Quella di tornare indietro. Cliccare il mouse per dire ok, vengo avanti, è un'azione che il consumatore, di azione volontaria, ma anche il consumatore di prodotto, ha imparato che è costosa. E quindi il fatto di fargliela fare è già un modo per attirarlo a noi. Per cui a proporgli sempre un'azione e sostanzialmente essere chiari, essere coerenti, ripetitivi, applicare al particolare, quindi cercare di lavorare per esempi, raccontare, evitare di allontanarsi troppo, di fare troppi giri e di parlare, adesso lo dico scherzando ovviamente, data la platea, ma perché ci credo, è inutile parlare della pace nel mondo, no? Forse è più utile parlare concretamente della pace in quel giardino, di quel mondo, no? Certo, dare evidenza all'immagine, perché comunque l'immagine è quella che un po' attrae, ma è il primo elemento. Se dietro l'immagine non c'è la parola, otterremo soltanto una visione, non un'osservazione. E poi, ora vabbè, no grazie, sì bastoni, vuol dire, se abbiamo, ho visto una volta, giuro, ho visto, in venuto a consulenza, un'associazione aveva un DEPIA dove c'erano 7 font diverse, 7, no uno, 7. Magari uno è poco, ma 7 sono eccessivi. E soprattutto se l'associazione ha un font senza questi aggeggini che si chiamano grazie e ha il carattere a bastone, i suoi font dovranno essere in qualche modo ordinati. Perché vedete quelle due T non sono la stessa T. Se io vi dicessi qual è la T dell'avvocato e la T dell'ingegnere, voi immediatamente mi dite che la T dell'avvocato è quella con le grazie e la T dell'ingegnere è quella senza. Quindi vedete, anche un font può essere utile. Per arrivare a raggiungere il risultato di comunicazione. E poi, vabbè, quando si fa un processo di comunicazione, usare gli strumenti significa, per esempio, che se io ho un database di mail, lo devo ripulire, perché sennò rischio che mando 7 volte la stessa mail alla stessa persona. Se voglio fare comunicazione, devo partire per tempo e quindi il processo comunicativo deve nascere
insieme con l'azione, insieme con l'idea, non alla rincorsa, perché il tempo perso poi è budget che non abbiamo. Vedete come è tutto molto, molto connesso, no? Come attivare il passaparola. Cosa vuol dire attivare il passaparola? Perché vi suggerisco di attivare il passaparola? Perché potete scegliere all'interno della vostra organizzazione chi sono le persone più adatte al passaparola. C'è un proverbio, io non sono veneto, con un cognome siciliano e vivo a Firenze da vent'anni, sono un'Italia fatta persona, però ci sono dei proverbi fiorentini che mi piacciono molto, e ce n'è uno che dice: non ce l'ho con te, ma con chi ti manda fuori. Il rischio di attivare un passaparola senza aver preparato la persona a fare il passaparola è il rischio che poi quella persona racconti quello che vuole. Per cui fare comunicazione significa anche formare, ma in maniera molto semplice, con le parole chiave, con quei messaggi chiari, no? Formare le persone che faranno il passaparola, come quando il venditore di spazio le spiegava ai suoi colleghi come fare con il modello AIDA, A-I-D-A, costruire un passaparola efficace come percorso, come elaborazione collettiva, che diventa un patrimonio di tutti. E soprattutto ricordiamoci che dobbiamo, perché la comunicazione sia efficace, dobbiamo chiedere feedback. Cioè dobbiamo cercare di capire cosa quell'altro ha capito. Perché se noi continueremo a parlare, quell'altro continuerà a non capire, non arriveremo mai al processo comunicativo. Se noi continueremo a parlare senza che quell'altro ci dica se ha capito o no, noi non potremo mai ritardare la nostra comunicazione. E quindi, per esempio, io oggi, scusate, sono in molta difficoltà, perché non ho feedback. Non ho nessuno di voi che, guardandolo con un movimento, con una stanca sballottamento sulla sedia, mi fa capire se lo sto annoiando. E quindi io non sono sicuro di essere, prego. Però vedete, fatalmente arriviamo a quest'ultima parte, no? Che è quella del public speaking. Ah, Bruna Mori ha alzato la mano. Public speaking. Che vuol dire public speaking? Perché si fa? Perché facciamo un focus sul public speaking? Perché il passaparola, che è l'oggetto, appunto, è lo strumento che noi utilizziamo più spesso, ha bisogno di un pubblico a cui passaparola. Se io non ho un pubblico davanti, non passo parola. Non è il gioco del telefono senza fili, uno a uno. Spesso è come dire, io parlo a 10 persone, magari in 10 modi diversi. Guardate, non è soltanto parlare in pubblico inteso come un comizio. Già due persone che ci ascoltano sono già un pubblico. Guardate che poi, tra l'altro, parlare in pubblico è un modo per ingaggiare. Parlare in pubblico è un modo per fare pubblicità. È la stessa parola. Pubblico, pubblicità, pubblicare. È la stessa matrice. Parlare in il pubblico è il soggetto che ci permette di passare la nostra parola a più persone contemporaneamente, come uno spot sostruisce una notizia che lo vedono in 8 milioni, no? Ma che cos'è public speaking? Allora io mi faccio aiutare dalle preposizioni semplici, perché guardate, l'italiano è una lingua meravigliosa, l'inglese è più potente per la pubblicità, ma per la narrazione c'è un più forte nome, perché l'italiano ha delle sollecitazioni e delle capacità che l'inglese non riesce ad avere. Perché è diverso dire parlare in pubblico o a un pubblico o per un pubblico o con un pubblico. Per esempio, io oggi non sto parlando con un pubblico perché mi manca il feedback, sto parlando a un pubblico sperando che questo feedback arrivi magari nelle domande piuttosto che mi arrivi poi in fondo. Però in questo momento sto parlando a un pubblico, non sto parlando con un pubblico. Di certo sto parlando per un pubblico. Cioè, se vogliamo, public speaking è tutte queste cose insieme, sia parlare in pubblico, ma anche a qualcuno, ma anche per quel qualcuno che mi ascolta e ottenere da lui una relazione. E guardate, questa l'avete sicuramente vista in tante altre forme, no? C'è qualcuno che parla e quell'altro che ascolta, e quell'altro che ascolta rilancia un feedback. E mio padre mi diceva, quando ero più piccolino, mi diceva: vedi, quando io parlo e tu ascolti, tu non fai quello che ti dico, lì che ho sbagliato io a parlare. Era vero, ma perché probabilmente gli davo il feedback sbagliato.
E quindi questo percorso aveva un problema. Ma poi dobbiamo renderci conto di un'altra cosa, che quando noi parliamo, ed ecco, vedete la mia limitazione pomeridiana, quando noi parliamo, ciò che diciamo di tutta la comunicazione vale il 7%. Quello che noi diciamo, le parole che usiamo, vale il 7% della comunicazione. L'altro 55% è la comunicazione non verbale, cioè il fatto di muoversi, di potersi di noccolare, di poter avvicinarsi, allontanarsi, dove si guarda. E l'altro 38% è il paraverbale, cioè il modo che si ha per dirlo. Quindi io praticamente oggi sto lavorando con il 43% del potenziale, 45%. Perché il 55% del non verbale non ce l'ho, a meno che io posso, per esempio, fare una cosa del tipo: prendo questo mouse e lo utilizzo, come è già capitato, no? Per farmi notare delle cose. Questa è una forma di comunicazione non verbale. Certo, se la muovo come una mosca, a un certo punto diventa anche oltremodo distraente, però vedete, basta un oggettino che io posso muovere per ripotenziare la comunicazione, perché vi dico comunicazione verbale, verbale e il non verbale. Questo 55% io non ce l'ho, però vedete, con questo movimento in realtà un qualcosina ho guadagnato. Allora guardate, bisogna fare chiarezza. Come si è fatta chiarezza prima tra comunicazione, informazione e pubblicità? Parlare non significa necessariamente comunicare. E comunicare significa soprattutto far capire ad altri il nostro messaggio. Per cui non è come gliel'ho detta bene, ma è come l'ha capita bene. Se noi cominciamo a parlare anche in pubblico, con l'obiettivo non di dirlo bene, con l'obiettivo che si capisca bene, cambieremo il nostro modo di parlare. Cambieremo il nostro modo di parlare. Perché parleremo per farci ascoltare. L'obiettivo principale non è come dirlo, ma come fare in modo che quell'altro lo capisca. Allora, banalmente, se ho davanti un danese, glielo devo dire in danese. Ma è sempre una banalità. Ma se non c'è la connessione linguistica, e se per esempio io sto parlando di parole troppo complicate o troppo lontane, se non uso parole vere, e guardate, non è che io mi devo adattare, perché non significa parlare per farsi ascoltare, non significa necessariamente parlare solo di quello che lui è intenzionato a capire e quindi in qualche modo cambiare il mio modo di essere perché lui mi accetti. No, questa non è comunicazione. Parlare per farsi ascoltare significa portare le nostre argomentazioni in modo che l'altro le recepisca e le capisca. Poi le farà sue, magari non alla prima, non alla seconda, magari alla terza. Ecco perché è utile ripetere. E poi ci si domanda, ma parlare chi? Chi è che parla in pubblico? Chi è che deve parlare? Mi è capitato a volte a consulenza. Sono venute associazioni, noi non abbiamo un'associazione, una volta mi disse la signora di un'associazione, noi non abbiamo una voce, non abbiamo un portavoce, dice, perché non abbiamo nessuno che... E poi fece tutto un discorso che durò 1 ora e 20, lei parlava, no? E dice, scusa, ma perché non avete un portavoce? Te parli tantissimo. Dice, no, ma siccome io, a me, insomma, io poi mi perdo. Bene, allora vuol dire... Che non è che vi manca il portavoce, magari vi manca il processo per far sì che quel portavoce porti la voce. Quindi guardate, tutti possono fare passaparola, e in realtà tutti lo fanno poi alla fine. Basta che si creda a ciò che si dice, sembra una banalità, ma guardate, credere a quello che si dice significa aver fatto un percorso sia metodologico che di affiliazione. Per cui a quel punto quello che ti ascolta dall'altra parte percepisce, perché non esistono pubblici che non ascoltano, non esistono. Possono essere distratti, possono essere annoiati. D'altronde ad ascoltare ci si annoia. Io me lo immagino, voi siete 52 e io sono l'unico che parla, voi sicuramente siete più annoiati di me, perché io sono 1 ora e mezza che parlo. Per cui magari... Potrò essere più affaticato, ma sicuramente non sono annoiato. Ad ascoltare ci si annoia. E se io non tenessi conto di questo, rischierei per 1 ora e mezza di annoiarvi. E quindi devo, e questo è un,
piccolo, se avete il Pulcinella, ma siete capaci anche da soli, tutti possono farlo. Devo usare, tra l'altro, siccome c'è lo screen, quindi non mi vedete nemmeno, è come se fossi in radio, devo usare il tono della voce, devo addirittura muovermi un attimo, perché così la voce prende un campo diverso. Se mi potessi alzare in piedi, probabilmente la voce prenderebbe ancora un'altra colorazione, perché attraverso questi cambiamenti riaccendo la vostra attenzione, perché sono in un processo modello AIDA. Attenzione, interesse, desiderio, azione. Io sono l'azione che vi voglio, in qualche modo, alla quale vi voglio convincere, è quella di ascoltarvi. Per cui devo tenere la vostra attenzione, stimolare il vostro interesse, farvi venire il desiderio, io mi auguro, insomma, parolone, di ascoltarmi e di fatto ascoltarmi. Quindi in pratica, io sto mettendo in pratica un modello AIDA semplice e tutti lo possono fare. Se fanno pratica, vanno fatte delle prove. Va fatta una prova, non si nasce, si vola, non si diventa passaparolisti se non si sono fatte le prove, perché si sbagliano le parole, perché si sbagliano i modi. E quindi, poiché anche ascoltare è faticoso, bisogna parlare per chi ascolta. E bisogna tener conto che noi non siamo solo quello che diciamo, ma come abbiamo visto prima, siamo anche come ci muoviamo. Il fatto che non si è, delle volte vorremmo parlare con qualcuno ma non ci viene, perché ora ho usato il parolone attacchi di panico, in realtà è anche la timidezza è un attacco di panico. Parlare in pubblico a volte è faticoso, perché il volontario che quella volta sta a fare dentro un evento è come dire, non, è timido, introverso, non gli viene, però se aiutato e se ci si ragiona su e si comincia a pensare a questo parlare per chi ascolta, che secondo me è centrale, perché è il cambiamento di paradigma, non è parlare bene. Io in nessuna di queste slide ci sarà scritto, nelle ultime, quali sono le parole giuste da usare per dire la vostra, narrare il vostro racconto, perché questo vorrebbe dire che abbiamo fatto insieme un processo creativo, vorrebbe dire che abbiamo individuato le parole, abbiamo trovato i metodi per metterle insieme. È un percorso, ed ecco perché in questo percorso è importante sì fare una pratica di buon eloquio, eccetera, ma è importante cercare gli occhi del pubblico. Il contatto, quello che si chiama scanning in public speaking, è proprio questo, cioè l'avere il costante contatto con ognuno dei partecipanti. Immaginate di avere un gruppo di 20 persone davanti, come se voi doveste parlare tutte e 20. E quindi non fissarsi su uno o due di questi, ma cercare il contatto visivo di tutti e 20 continuamente, come dei pazzi, perché è da quel feedback che voi capirete se quello che state dicendo funziona o non funziona. E poi ci sono, e qui diciamo che all'interno del, se noi pensiamo al public speaking come al momento in cui io parlo a un pubblico e faccio un discorso, no? Io faccio un discorso, qualche tecnica può esserci utile, evitare di controllare i movimenti, essere troppo rigidi, neanche troppo sbracati, essere semplici, essere veloci, giocare con le analogie, con le metafore, con le citazioni. Oggi non l'ho fatto, ma guardate, vi garantisco che personalmente io vengo, qualche amico mi chiama il metafora, perché uso continuamente metafore, analogie, citazioni, perché aiutano, perché rendono più semplice la comprensione da parte dell'altro, perché ci fanno dire guarda, lo sto dicendo io ma in realtà l'ha già detto qualcuno prima di me. È un modo anche per aumentare la propria, come dire, la propria awareness, la propria reputation. Poi c'è il tono di voce, e poi soprattutto quando si vuole fare un discorso bisogna lavorare per punti salienti. Quindi bisogna prepararsi prima, questo la metto dopo. Bisogna prepararsi prima significa, ecco, bisogna costruire una struttura per parlare in pubblico. Cioè non tanto prepararsi il discorsino scritto, per carità, può funzionare, però è molto meno empatico. Ma dice, ma io non me le ricordo. Bene. Costruisci una struttura, ci metti un titolo, costruisci un percorso, esponi, racconti il perché stai parlando. Guardate, anche se siamo a due,
se c'è, se io devo dire qualcosa a qualcuno per convincerlo, mi devo preparare prima. E soprattutto mi devo portare a casa, devo avere sempre una soluzione proposta, quindi l'azione, no? Ti devo proporre un'azione, e ricordandosi che quello che diremo è l'ultima cosa che verrà ricordata. L'ultima cosa che verrà ricordata spesso fa franare, oppure può essere la chiave di volta per far arrivare il messaggio. Tant'è che se voi guardate tutte le pubblicità, tutte, normalmente in fondo, nei film, nei video promozionali, nei video digitali, l'ultima cosa che vedete è il prodotto e poi il logo. No? È una tecnica, ma è una tecnica, sembra banale. L'ultima, perché l'ultima cosa che diremo, l'ultima suggestione, l'ultima segnalazione che faremo sarà quella che verrà ricordata. Per cui arrivare a una conclusione è un percorso, e io faccio tutto un ragionamento per arrivare alla cosa finale, alla fase finale, che posso poi, come dire, proporre con tanti sistemi. Posso usare delle slide, posso usare dei filmati, posso usare delle lavagne. Certo, saper scrivere scrivere e parlare in pubblico può essere complicato. Usare degli oggetti, adesso non ci vediamo, non ho la possibilità, ma se io fossi qui, per esempio, potrei cominciare e fare dei disegni. Allora vi dico: questo è l'agente, questo è il ricevente, questo è l'elemento di comunicazione, qui passa il messaggio. Vedete, se io utilizzo un sistema, questo banale sistema, in realtà sto bypassando il problema del fatto che non vi ho davanti. Però potrebbe essere rischioso, perché anche questo potrebbe generare confusione. Quindi ricordatevi che tutte le volte che noi parliamo dobbiamo tenere presente, al di là di tutti i contenuti, quelli che fanno parte della strategia, dobbiamo tenere presente che noi ci troveremo in un contesto. Potremmo essere in un gruppo, in un luogo chiuso, in un luogo aperto, con confusione, con silenzio. Potremmo avere davanti tante persone, poche persone. Anche il semplice l'apertura di un cineforum, di un'associazione, no? È un momento in cui si possono passare i messaggi. Se il messaggio è buonasera a tutti, questo è il film, grazie, buon divertimento, sono venuti, hanno visto il film, non gli ha lasciato niente. Guardate, lasciargli qualcosa è una roba, come dire, lasciare qualcosa, sia a parole che fisicamente, così come la conclusione, quindi focalizzare tutto verso la fine del discorso, verso la fine del contatto e non verso l'apertura del contatto, è fondamentale, perché questa focalizzazione permette di potenziare il messaggio di tutte le cose che si sono dette in precedenza. Guardate, vi faccio aiutare da un pensatore, un altro pensatore, e questo dichiara anche il fatto che siamo arrivati in fondo a questa parte, diciamo, a questo webinar dal lato mio. Poi sono aperto e abbiamo tempo e lo spazio per lavorare insieme. Guardate, se volete che il vostro messaggio sia ricordato, prima dite cosa state per dire, poi lo dite e infine dite cosa avete detto. È così che si scrivono i libri americani. La prima pagina ti dice il libro, le successive 20 ti dicono il libro in 20 pagine, le successive 400 ti ridicono le stesse cose che ti hanno detto nella prima pagina e nelle seconde 20. E questo, come dire, se vogliamo, è soltanto una piccola parte di quello che può succedere quando mi capita di avere associazione a consulenza, e mi permetto, prima di lasciarvi la parola e lasciare lo spazio a tutte le domande che volete farmi, anche quelle senza filtro, senza problemi, mi permetto di suggerirvi di approfittare di questa opportunità che c'è svolta per mettere a disposizione le associazioni, perché poi in realtà questi incontri in cui siamo in tanti sono sicuramente utili, interessanti, io spero anche, spero, piacevoli, ma rimangono sempre, come dire, in una genericità che non è negativa, ma che però non aiuta l'associazione nel suo caso concreto. Per cui MyCesvot, richiedo consulenza di marketing associativo e pubblicità sociale, il Cesvot gira la richiesta ai consulenti e voi potete in qualche modo avere un accompagnamento personalizzato rispetto ai vostri temi.
dal biglietto, guardate, a me è capitato dal biglietto da visita alla pubblicazione di libri a film fino alla realizzazione di eventi, per cui diciamo veramente, veramente a 360 gradi. La cosa che sulla quale io vorrei lasciarvi è il titolo di questo webinar, che secondo me è molto interessante, che è parlare per bene, perché noi abbiamo lavorato sul parlare per bene in termini di modalità. In realtà parlare per bene è più che altro è parlare per il bene. Voi avete una responsabilità, ma anche un vantaggio. Il fatto che voi parlate per il bene. E quindi la comunicazione efficace delle associazioni parte dal presupposto che quello che le associazioni hanno da dire è legato al bene. Quindi smettiamo di farci scippare i temi dal profit e cominciamo a comunicare in modo tale da, come dire, da affermare il fatto che chi parla per bene è il volontariato e non altro. Devo dire che pensavo di metterci di meno.